Il pensiero di dover tornare in zona playout assilla il Castelnuovo di mister Di Fabio. A Riviera delle Palme lo scontro con il Porto d'Ascoli rappresenta un crocevia importante per cullare il sogno salvezza diretta. 7 punti nelle ultime 3 gare per entrambe le formazioni, nei padroni di casa torna dalla squalifica Spagna, assenti Napolano e Petricci. Neroverdi in emergenza con out Terrenzio, Casimirri e gli squalificati Alfieri e Sparvoli, in avanti Bubalo, preferito a Kebacolì, fischia Giuseppe Vingo di Pisa. Subito grande azione palla a terra sviluppata da De Gidio, apertura per San Severino che impegna testa. Avvio decisamente favorevole agli ospiti, pallonetto insidioso di De Gidio sventato sulla linea dalla difesa Orange. Ci riprova poco dopo ancora De Gidio, tutto solo davanti a testa, tocco morbido che non inquadra la porta per la disperazione del numero 7. Si fa vedere il Porto d'Ascoli, sfonda Pasqualini sulla sinistra, cross avvolgente per Verdesi anticipato all'ultimo da San Severino. Viene azionato Spagna in profondità, conclusione potente, manca la precisione e il preludio al gol del vantaggio. Un'azione insistita dei padroni di casa porta Pasqualini a mettere di nuovo Spagna nelle condizioni di far male. 1-0 e settimo centro in campionato per il numero 28 di mister Ciampelli. Nel secondo tempo, sempre ispirato De Gidio, bordata dai 20 metri sporcata in angolo. Volée di Cangemi che complica i piani di testa, bravo e reattivo il portiere marchigiano. Si gioca a una porta, entra Colì che dopo appena 15 secondi prova la gran botta, testa è strepitoso e mantiene il punteggio sull'1-0. Reazione dei padroni di casa con Clerici che si libera in maniera sospetta dell'avversario e calcio angolato, ma Natale risponde presente. Il meritato pareggio arriva al 91esimo, sponda di Bubalo, si inserisce Prestiani che approfitta del buco difensivo per battere testa, esplode la panchina nero-verde, l'assalto finale del Castelnuovo non produce l'effetto rimonta, ma c'è comunque un punto conquistato sulla sirena che lascia segnali confortanti in vista degli ultimi 2 impegni stagionali. Dimostrazione, no, di una squadra che ci crede, che non molla, anche se durante l'arco della gara penso che questa squadra abbia avuto tantissime occasioni per fare gol, purtroppo non siamo riusciti a buttarla dentro, sia per bravura del loro portiere, anche qualche volta per nostra poca bravura, però l'importante è quello che dico sempre a loro, è che non devono mollare, ci devono credere sempre e lo stanno facendo. Siamo venuti anche qui a Porto d'Ascoli con tante assenze, però in campo poi non si vede perché la squadra dà tutto e di questo ne sono orgoglioso, vi faccio anche oggi, come ho fatto domenica scorsa, i complimenti. Sì, intanto venivamo da una trasferta molto impegnativa sia dal punto di vista logistico che anche proprio dal punto di vista ambientale, perché giocare a Vasto Girardi con quelle temperature e a quell'altitudine sicuramente non è come giocare in riva al mare, e giocare dopo 3 giorni contro una squadra che ha gamba come Castelnuovo, che ha qualità, sapevamo che era una partita complicata. Siamo stati bravi nel primo tempo a reggere nella parte iniziale dove loro sono partiti meglio di noi, siamo stati bravissimi con Stefano Spagna a trovare il gol del vantaggio e poi eravamo a 2 minuti dalla salvezza diretta, addirittura dentro i playoff. Però il destino di questa squadra è quello di fino all'ultimo secondo di soffrire e di lottare, e quindi anche il risultato di oggi rispecchia quello che è la storia di questa squadra.